Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio fare un tutorial in cui voglio farvi vedere come realizzare questo réglage. Questo è un variante di aumento delle maglie che può essere applicato quando si vuole creare una lavorazione particolare. Come vedete si presenta in modo molto bello, molto, sembra molto complicato, ma in realtà facilissimo da realizzare. Il vantaggio di questo aumento che può essere abbinato a qualsiasi lavorazione che decidete. Io, per questo esempio, ho fatto lavorazione a legaccio abbinato a questo réglage. Per il diritto che va direzionato a sinistra e a destra con questo riferimento centrale. Può essere perfettamente fatto anche con una lavorazione tutta a rasato diritto, che comunque si vedrà benissimo il nostro réglage quando dobbiamo realizzare anche un top down. E vogliamo che si vedano i nostri reclami, non vogliamo quelle solite classiche, possiamo tranquillamente applicarlo. Può essere anche abbinato con una lavorazione a legaccio rasato, con il grano di riso, insomma, come preferite, cioè dipenderà quello che volete realizzare e la lavorazione che vi piace. Questo è come si presenta da dietro, sempre molto curato, vedete? Tutto a rovescio sembra. Ora mi piacerebbe farvi vedere e possiamo iniziare a realizzarlo insieme. Ok, come sempre partiamo dall'avvio delle maglie. Per questo campioncino io ne avvio 19 maglie. Se avete bisogno di vedere come si fa a avviare le maglie, qui sotto troverete i link di alcuni video che ho fatto con la dimostrazione delle diverse tecniche di avvio e ci vediamo quanto ne abbiamo avviati, 19. Eccoci qui, abbiamo avviato 19 maglie. Ora facciamo due ferri, entrambi con lavorazione a rovescio, per creare una piccola base del bordino. Vediamo quando avete fatto anche voi due ferri a lavorazione rovescio. Eccoci qui che abbiamo fatto due ferri a rovescio. Ora seguitemi e iniziamo subito con il nostro réglage. Allora, facciamo la prima maglia di vivaglio, io la faccio passare, non ne lavoro, faccio prime maglie a rovescio, guardate, 1, 2, 3, 4. Ora devo fare 4 per il diritto, quindi 1, 2, 3, 4 per il diritto. Ora dobbiamo fare il nostro aumento, quindi partiamo con un gettato, guardate, il gettato dopo il quarto diritto, poi il quinto sempre diritto, di nuovo un gettato e altri 4 per il diritto. Così noi abbiamo creato la parte del nostro réglage, quello per il diritto, 4x4, con la maglia centrale per il diritto, dalla quale su entrambi i lati abbiamo fatto un aumento su ogni lato, dalla sinistra e destra. E poi procediamo, fine della lavorazione, con quelli a rovescio. Ora, il quarto ferro si fa tutto a rovescio, come prima.
facciamo tutto a rovescio, anche il gettato che vi trovate davanti lo fate a rovescio normale, vedete? Rovescio normalissimo, ecco qui. Così abbiamo, ecco, un altro gettato, anche quello lo faccio a rovescio normale, così abbiamo aumentato di 2 maglie. Ok, ora partiamo con il quinto ferro. Seguiamo come si presenta, quindi la maglia di vivale la faccio passare, faccio i primi a rovescio perché si presenta a rovescio. Ora, vedete, ho le mie maglie per il diritto, quindi 4 maglie per il diritto li faccio normali, 1, 2, 3 e 4 normali per il diritto. E ora faccio il gettato subito, ecco un gettato, una lavorazione della maglia per il diritto, 2 per il diritto, 3 per il diritto e ora il gettato. E poi continuo con altre 4 maglie per il diritto rimanenti. Quindi praticamente noi abbiamo fatto le 4 maglie per il diritto di come prima. Abbiamo fatto aumento, abbiamo fatto quelli delle centrale e dei aumenti di prima con lavorazione normale per il diritto. E poi tutto il ferro lo concludo con quello a rovescio. Ora il sesto ferro va lavorato tutto a rovescio, perché come ricordiamo aumenti vanno fatti sempre un ferro sì, un ferro no, e di solito vanno fatti su quello per il diritto. E il nostro lato per il diritto, quello ha il numero dispari di ferri. Ci vediamo quando abbiamo fatto tutto il ferro a rovescio, anche quelli di gettato. Eccoci qui di nuovo con il ferro di andata, quindi di nuovo procediamo seguendo le maglie come si presentano e facciamo di nuovo aumento. Quindi faccio i primi a rovescio, 1, 2, 3 e 4 a rovescio. Ora faccio per il diritto di prime 4 maglie, sempre 1, 2, 3 e 4. Ora, dopo la quarta maglia per il diritto, faccio il solito gettato, eccomi. Poi lavoro le mie maglie per il diritto, quelli in mezzo, 2, 3, 4 e 5. Come vedete, noi eravamo partiti che era solo una maglia e si allargava su, i gettati si faceva da sinistra, una sinistra e una di destra con una. Adesso ne abbiamo 5 in mezzo, quindi si sta aumentando ogni volta che aumentiamo, aumentiamo di 2 ferri. Quindi ora faccio un altro gettato e faccio di nuovo la lavorazione di 4 maglie per il diritto e poi concludo il ferro con seguire di come si presentano le maglie a rovescio. Il ferro di ritorno dobbiamo fare di nuovo tutto a rovescio, anche i gettati ovviamente, e ci vediamo quando abbiamo fatto tutto questo ferro a rovescio. Così facciamo insieme un altro ferro di andata con aumenti. Ora dobbiamo fare un altro ferro di andata in cui andremo a aumentare di nuovo di 2 maglie. Guardate, noi dobbiamo fare questa prima parte, questo primo blocco che è composto da 1, 2, 3, 4 forellini. Per ora noi ne abbiamo fatti, come vedete, 3. Quindi adesso andremo a fare
l'ultimo forellino di questo primo blocco del nostro reglame. Seguitemi, andiamo. Allora, come sempre, seguiamo come si presentano le mani, quindi 4 a rovescio, 2, 3 e 4. Poi 4 per il diritto, 1, 2, 3 e 4. Qui vedete, dobbiamo fare un altro forellino, il aumento che noi lo creiamo con il nostro gettato. E poi elaboriamo le maglie che si presentano per il diritto a diritto, fino ad arrivare al forellino e fare un altro gettato. Guardate, eccoci, facciamo un altro gettato, poi la normale lavorazione di 4 mali per il diritto, 1, 2, 3 e 4, e poi fino al ferro andiamo a rovescio, così manteniamo sempre l'elaborazione come si presenta e anche teniamo fede al disegno che abbiamo scelto per realizzare questo campioncino. Poi adesso il ferro di ritorno va fatto tutto per il rovescio come l'abbiamo fatto per altri aumenti. Ci vediamo quando l'avete fatto. Ecco qui, abbiamo concluso il primo blocco. Vedete? Si sono creati 4 aumenti, quindi 4 forellini che potete vedere. Ora vi faccio vedere come fare il secondo blocco per avere questo effetto che vedete qui sul campioncino. Vedete? È semplicissimo. Seguitemi che facciamo tutto insieme passo a passo. Allora, ora si fa non più 4, ma 8. Prime 8 maglie a rovescio, quindi 1, 2, 4. Ecco, vedete, anche queste 4 si fanno stavolta a rovescio. 5, 6, 8. Eccoci qui, abbiamo fatto 8 maglie a rovescio. Ora si parte con diritto di 4 maglie. 1, 2, 3 e 4. Ora, come prima, dobbiamo fare l'aumento. Aumento lo facciamo come sempre con il gettato. E anche qui avremo la maglia centrale di riferimento. Guardate, il gettato e lavorazione per il diritto della maglia centrale, singolare per ora, un altro gettato e di nuovo 4 maglie per il diritto. Ora si fanno 8 maglie a rovescio, quindi fino al ferro. Si faranno tutti a rovescio. E questo, scusate, il primo ferro del secondo blocco, la base del secondo blocco. Ora il ferro di ritorno si farà come prima tutto a rovescio. Ora, di nuovo, partiamo con il ferro di andata, mantenendo come si presentano i ferri, le maglie, quindi faccio le prime 8 a rovescio. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Ora faccio 4 per il diritto, 1, 2, 3 e 4. Qui faccio la solita tecnica di aumento, quindi gettato. Eccolo qui. E ora elaboro le maglie normali diritto, 2 e 3
manteniamo sempre il centro, vedete, poi sul livello del forellino facciamo un altro gettato per farne venire fuori un altro forellino, quindi gettato, ecco, e poi il diritto, vedete, di 4 e ora 8 per il rovescio e dopo il ferro di ritorno si farà di nuovo tutto a rovescio, quindi la tecnica è sempre quella. Ecco, vedete, abbiamo già questo réglame che prende la forma, abbiamo questo aumento decorativo trafolato, vedete, abbiamo già creato altri due buchettini del secondo blocco, vedete? Ora facciamo altri due e vediamo che arriviamo alla conclusione del secondo blocco come nel nostro campioncino per poi dover fare un'altra modifica. Quindi ora si fa come sempre, come si presenta, quindi si fa 8 a rovescio. I 4 per il diritto, gettato per creare, ecco gettato, e poi di nuovo per il diritto, il gettato e di nuovo 4 per il diritto. E dopo si conclude con 8 a rovescio e poi di nuovo il ferro di ritorno a rovescio. Quindi per creare il reclamo così bello si fa sempre la stessa tecnica partendo da 4 e si fanno poi le aggiunte, aumenti delle maglie. Invece cambia solo la parte finale in cui si allarga in conseguenza il legaccio. Ora anche tutto il ferro di ritorno si fa a rovescio. Ecco qui, vedete che il campioncino sta prendendo la forma identica a quello del campioncino che vi ho fatto vedere all'inizio e abbiamo quasi concluso anche il secondo blocco. Vedete che ci sono tre forellini, ci manca il quarto che va fatto nello stesso identico modo dei primi. Una volta che avete fatto anche il quarto ferro di andata e poi di ritorno, avrete questi quattro forellini. Poi, se dovete procedere con gli altri aumenti, dovrete, vedete, procedere. La lavorazione del réglame è identico con la stessa modalità di aumento. L'unica cosa che cambia, ad esempio, nella mia lavorazione è che non saranno più 8 maglie a lavorazione di legaccio, ma saranno 12, così facendo io mantengo sempre in mezzo stesso numero delle maglie, vedete, ho sempre questa maglia di andata centrale con i forellini che si creano e sono sempre uguali, vedete, con la stessa tecnica. Voi ovviamente potete applicare qualsiasi elaborazione che vi viene richiesta oppure che vi è più comodo e che vi piace di più. Ecco, spero che vi è piaciuto, è stato utile questo tutorial e ci vediamo con un nuovo tutorial.